Giovedì 14 marzo a Bruxelles, oggi inizia così il presidio convocato, il concentramento convocato dai sindacati di Bruxelles e del Belgio, che per oggi hanno convocato questo sciopero. Uno sciopero è una manifestazione che sta partendo ora dal concentramento, in migliaia presenti a questo appuntamento, migliaia di operai, di lavoratori, ma soprattutto tantissimi anche cittadini, non solo cittadini, ma anche hanno aderito a questo appuntamento anche i movimenti European Spring, For European Spring, una coalizione di movimenti internazionali che ieri ha iniziato queste giornate di azione qui nel cuore di questa città, nel cuore dell'Europa, quella dell'austerity, che vorrebbe decidere il destino dei suoi cittadini. Il corteo sta partendo ora, un corteo che è stato appunto confinato nell'area più periferica di Bruxelles, ma un corteo determinato, fatto di tanti operai, soprattutto metalmeccanici, in una situazione che è quella del Belgio, che è sicuramente una situazione molto tesa, molto contraddittoria, molto complicata, dopo la chiusura di numerose fabbriche, una situazione che socialmente è insostenibile, quello che gli operai continuano a sostenere. Si riempie pian piano la piazza conclusiva di questo corteo che ha sfilato per le strade di Bruxelles, un corteo pieno di operai, soprattutto metalmeccanici, che hanno sfilato contro quello che è l'European Summit, ma soprattutto contro quelle che sono le misure di austerity che impongono anche chiusure, licenziamenti di fabbriche, sempre in numero più ingente. È una situazione appunto che quella belga, che è sicuramente molto tesa a livello sociale. Il corteo ancora sta sfilando per le strade di Bruxelles e pian piano stanno arrivando tutti gli operai, ma non solo, anche i movimenti, le associazioni, European Spring, che ha sfilato per le strade di Bruxelles, a riempire questa piazza, a riempirla di quello che è il dissenso contro l'European Summit e la contrarietà a quelle che sono tutte le misure di austerity che decidono sulle vite, sulla pelle degli operai, dei cittadini europei.